Così come pianificato e promesso, AFA effettivamente quest'anno, entro il 30 giugno, ha messo a terra una serie di interventi che volevano appunto mitigare gli effetti siccitosi e quindi siamo andati a rafforzare i sistemi acquedottistici dei comuni più colpiti nel corso della scorsa estate, partendo innanzitutto da Quassù al Monte con l'interconnessione alla frazione Alpetedesco che prima di oggi era idraulicamente isolata dal resto del sistema acquedottistico, passando poi per Grandola dove abbiamo riattivato il Pozzo Mignami, potenziando e rinnovando l'impianto di potabilizzazione che quindi metterà a disposizione una quota di risorsa idrica in più a favore del fabbisogno del paese e non solo. Oltre a questo abbiamo anche realizzato l'impermeabilizzazione del serbatoio Bosco Basso del comune di Montegrino, grazie al quale siamo andati a ridurre le dispersioni di risorsa che vi erano al serbatoio a causa dell'ammaloramento strutturale dello stesso. Successivamente poi ci siamo concentrati anche sul trittico Satrio Plive Vigiù, che è un unico sistema acquedottistico. In particolare abbiamo proceduto all'automazione del sistema di trattamento dell'impianto Selurago, che ci ha consentito di appunto automatizzare il processo ed aumentare la nostra capacità e tempestività di intervento in caso di malfunzionamenti. Successivamente abbiamo potenziato l'interconnessione esistente fra Saltri e Vigiù, dotandole di strumenti di misura che appunto noi riusciamo a leggere in tempo reale da remoto. Abbiamo anche realizzato i cosiddetti distretti idraulici, ossia delle divisioni all'interno della rete appositamente dotate di strumenti di misura e di riduzione della pressione, che hanno fatto sì che andassimo ad ottimizzare appunto la gestione della risorsa idrica distribuita nei singoli distretti. Infine, il potenziamento del collettamento di una sorgente che afferisce al serbatoio della Bevera nel comune di Vigiù, a completamento quindi di un quadro di interventi che hanno reso possibile il rafforzamento del sistema e appunto anche la mitigazione degli effetti climatici legati alla siccità.